Mio figlio un giorno mi ha detto: ma lo voglio portare anch'io il panino da casa, perché è un divertimento. Vogliono dividere il pasto con i compagni e, se non è più possibile, chiedono di portare anche loro il panino da casa. Sono i bambini delle scuole di Corsico, il comune alle porte di Milano, che ha deciso di sospendere il servizio mensa per chi non ha pagato. Se mio figlio stesso o comunque tanti altri bambini ne vedono un altro nell'angolo, cos'è il loro primo pensiero? Mamma, lui è diverso da me. Oggi sono una trentina le famiglie che non hanno pagato, di cui la maggior parte è l'Istituto Copernico. Mia figlia mi dice: mamma, se finiamo i soldi anche noi non possiamo più mangiare. Che paese siamo diventati, secondo lei? Un paese un po' triste. I presidi e gli insegnanti fanno di tutto per non farli sentire esclusi. Mangiano tutti insieme ai compagni. Alcuni bambini hanno portato i panini, altri bambini mangiano regolarmente in mensa, perché gli insegnanti danno il loro pasto qualora non avessero i panini i bambini. Queste persone abbiamo anche consentito di mangiare quello che diciamo la mensa offre in più in questo periodo. I numeri sono talmente pochi che consentono anche di dar da mangiare a tutti quanti. Mentre tra i genitori non tutti la pensano allo stesso modo. Non pagare secondo me è un cattivo esempio, altra gente potrebbe approfittarsene. I bambini non vanno toccati ovviamente, però i genitori che non possono e non hanno la possibilità devono provvedere in qualche modo. Ma tra i morosi ci saranno anche dei furbetti. Abbiamo cercato i genitori che non pagano. Ecco che cosa ci hanno detto. Io vado a fare le pulizie, mi arancio, non ho potuto pagare 3 bollettini. Mi hanno mandato una lettera a casa dicendo che mi bloccavano il pasto. Aveva paura che suo figlio sarebbe rimasto senza cibo. Paura sì, paura come le altre mamme. Sono mamme disperate. Non ho né SUV, né case comprate, né io né mia moglie, siamo stati in un momento di difficoltà, e anche se fossimo andati ai servizi sociali, cioè io con uno stipendio che comunque percepisco non avrei avuto alcun tipo di aiuto. Come ha spiegato la situazione a suo figlio? La solidarietà a mio figlio l'ho sempre insegnata, i bambini non sono responsabili di quello che fanno i genitori, non hanno nessun tipo di colpa.